Il 2012 è stato un anno abbastanza eccezionale per lo sviluppo dell'e-commerce e m-commerce in Italia. L'e-commerce nell'ultimo anno è aumentato del 55% anno su anno e in proporzione è aumentato 3 volte di più, il 165%, il mobile commerce. Quindi il fenomeno sta esplodendo anche da noi. È interessante capire nell'ambito dell'e-commerce e dell'e-commerce che ruolo hanno giocato, che ruolo giocano i pagamenti e il potenziale che c'è dietro. Ma in realtà il pagamento nel mondo e-commerce e m-commerce ormai è una parte imprescindibile dell'esperienza d'acquisto. Ci sono moltissimi casi d'uso, cito per esempio tutto il mondo del ticketing, il mondo del trasporto locale, il mondo dell'entertainment, piuttosto che la ristorazione, o tutta una serie di casi d'uso che cambiano interamente l'esperienza dell'utente perché utilizzano come modalità di pagamento un telefonino e strumenti di pagamento diversi da quelli tradizionali. Il pagamento, quindi, in questo ciclo di utilizzo del cliente è una fase essenziale perché, fatto con modalità diverse, ha il potenziale per cambiare radicalmente l'esperienza d'uso che il cliente fa. Inoltre ci sono delle funzionalità che sono collegate intrinsecamente al pagamento, non esistono senza il pagamento. Faccio un esempio: se io pago e l'atto di pagamento, per esempio, è collegato a una serie di informazioni relative al cliente, io posso personalizzare il pagamento, quindi proporre al cliente specifico se gli voglio fare degli sconti, se gli ha credito dei coupon virtuale, piuttosto che se lo faccio partecipe di un programma di loyalty, o piuttosto che gli propongo un finanziamento diverso da quello tradizionale. Sono tutti servizi a valore aggiunto che sono possibili solo se connessi a un pagamento. Ma l'altra cosa essenziale nel capire l'importanza dei pagamenti è quanto avere una buona esperienza d'uso nei pagamenti, che vuol dire un pagamento sicuro, semplice, universale su tutti i canali, personalizzato. Ecco, quanto questa esperienza che il cliente fa è fondamentale nello stabilire il successo o meno di un pagamento. C'è un'esperienza che vorrei citare perché è abbastanza illuminante. In Italia esiste un consorzio per i principali telecom. Questo consorzio, gestito dalla Reply, consente di pagare dei micropagamenti attraverso il telefonino cellulare per acquistare beni digitali, in genere sotto i 15 euro. Allora, per pagare ci sono 2 tecnologie utilizzate dal consorzio, una la Silver e una la Golden. Nella Silver il cliente deve fare alcune cose in più, che sono acquisire un PIN, mandare un SMS, aspettare il ritorno, eccetera. Nell'esperienza Golden, utilizzando una tecnologia che si chiama Enrichment, queste informazioni vengono catturate automaticamente dal sistema partendo dal numero di telefono, che a quel punto diventa il meccanismo di identificazione e di autenticazione del cliente. Bene, quando si è passati dalla soluzione Silver alla soluzione Gold, ci sono stati dei tassi di incremento nel numero delle transazioni spaventosi. Cito 2 casi, potete vedere a parte, uno della RCS sul Corriere della Sera, che ha avuto un incremento del 350% nel numero di transazioni da quando ha utilizzato questa modalità di pagamento. Un altro caso, il caso di Wind, che ha avuto un incremento, questo del 500% del numero delle transazioni, quando si è passati a questa modalità. Questo semplicemente per ricordare che noi dobbiamo essere guidati dal cliente, cioè guidati dalla domanda e non guidati dall'offerta tecnologica o dagli interessi dei vari operatori. Quando c'è la domanda perché la soluzione risponde a un bisogno reale del cliente, il risultato è questo.